Il Principato di Andorra e i Pirenei sono stati la meta dell'edizione 2015 del FIVA World Rally Motorcycle, il principale appuntamento turistico-culturale per gli appassionati di motociclismo storico organizzato ogni anno dalla Federazione Internazionale dei Veicoli Anciens. La distanza dall'Italia e il lungo tratto di strada ad alta montagna da affrontare per arrivare nel piccolo stato tra Francia e Spagna non hanno scoraggiato i nostri collezionisti. In virtù della partecipazione di ben 20 soci dell'Automotoclub Storico Italiano in rappresentanza dei vari club federati, il nostro è risultato essere il gruppo più numeroso. Ne hanno fatto parte anche il vicepresidente dell'ANSI, Aria Razzori, e Palmino Poli, presidente della Commissione Manifestazione Moto, ruolo che ricopre anche in seno alla stessa FIVA. Così come non ci si deve dimenticare di quello che potremmo chiamare una sorta di primato stabilito da Secondo Tessitore, che ha preso parte alla manifestazione con il piccolo Dem Condor di soli 50 cm cubici di cilindrata, senza per questo accusare alcun problema. Dopo la cena di benvenuto, a cui hanno partecipato anche Patrick Rollet, presidente della FIVA, che assieme a Palmino Poli e ai responsabili della manifestazione di Andorra hanno accolto i partecipanti, il rally è entrato nel vivo. Le escursioni turistiche hanno consentito di ammirare scenari che per bellezza e maestosità non hanno nulla da invidiare alle Alpi. La ridotta estensione di Andorra ha portato la colonna delle moto, suddivise in piccoli gruppi in funzione dell'età e della tipologia, spesso a sconfinare sul versante francese o su quello spagnolo, ma senza per questo modificare la bellezza e il piacere della guida. Assieme a questo non possono passare in secondo piano altri aspetti altrettanto importanti del rally, ad iniziare dallo spirito di aggregazione esaltato nelle pause serali, dal suono della fisarmonica e dalle canzoni eseguite da Angelo Palotelli, che ha rivelato insospettabili capacità musicali e canore, così come non si devono trascurare le varie occasioni culturali offerte ai partecipanti. In ambito puramente motoristico ci sono state la visita al Museo delle Moto, che offre un'ottima varietà di modelli esposti e prende il nome dalla chiesa limitrofa di San Joan de Caselles a Canillo, e poi, sempre nel territorio del Principato, il Museo dell'Automobile di Encamp, una struttura su 5 piani con modelli che testimoniano le varie epoche e tipologie della produzione mondiale. In entrambi i musei molti dei veicoli esposti appartenevano ad abitanti di Andorra, a conferma dell'interesse di cui gode il motorismo in questa zona. In ambito territoriale, invece, si devono ricordare il Museo Casa de Areny Plancolit, che offre l'esempio di un'abitazione patrizia nel Principato, e a metà, tra l'emozione del brivido e lo stretto contatto con la natura, c'è stato il giro sul Trobotronic a Naturlandia, il parco tematico di Saint-Julien-de-Lauriat, dove si percorre un tratto di circa 5 km tra saliscendi nei boschi a bordo di una sorta di ferrovia a carrello sullo stile delle montagne russe.